Buongiorno, sono Nadia, sono un'infermiera. Oggi vi spiego come eseguire una corretta igiene del cavo orale ad una persona allettata. Buongiorno Viola. Buongiorno Nadia. Adesso laviamo i denti. L'igiene del cavo orale è una prassi fondamentale e andrebbe eseguita ad ogni pasto. Nel caso questo non fosse possibile, è importante eseguirla il mattino e la sera. In questo modo evitiamo che i residui alimentari nella notte creino infezioni e cattivi odori al risveglio. Le metto il tavolino. Il grado di autonomia e di competenza del paziente determinano una diversa gestione di questa operazione. Se il paziente è autonomo, l'ideale è che sia lui a lavarsi i denti. Lo si mette seduto e si posiziona un tavolino su cui si può appoggiare un catino. Con spazzolino dentifricio e asciugamano, il paziente si spazzola i denti da sé e può sputare nel catino. È sempre auspicabile che finché può il paziente faccia da sé. Questo lo aiuta a conservare le sue abilità residue e lui ne sarà soddisfatto. Se il paziente è semiautonomo, ovvero non ha la possibilità di spazzolare ma può tenere la bocca aperta e sputare, ovvero è collaborante, sarà il caregiver a spazzolare i denti, gengive laterali e lingua con molta delicatezza e usando uno spazzolino morbido. Il paziente si limiterà a bere e sputare nel catino. Se il paziente è dipendente, ovvero soporoso e non in grado di eseguire nessun ordine, il caregiver può utilizzare uno scovolino di gomma piuma che si trova in farmacia. Va imbevuto di acqua e bicarbonato o con un colluttorio non alcolico per evitare che bruci, a maggior ragione se ci sono piccole lesioni. Lo scovolino va strizzato prima di passarlo su denti, gengive e lingua. Se il paziente è soporoso e non consuma pasti, l'igiene della bocca è comunque necessaria. Spesso questi pazienti dormono a bocca aperta e se si omette l'igiene si rischia che si secchino le mucose, si creino lesioni o ancora i batteri presenti in bocca possono dare cattivi odori e provocare infezioni. L'igiene del cavo orale va fatta almeno una volta al giorno e se il paziente non ha denti ma dentiera, va rimossa la dentiera e fatta sulle gengive.